posso dire che siamo veramente molto soddisfatti del contributo, dei contenuti, delle linee guida sulle quali il professor Draghi sta lavorando e che ci ha illustrato. Abbiamo apprezzato l'approccio culturale e strategico sul quale il professore sta lavorando e noi crediamo che contenuti e visione chiara come quelle che a noi sembra si stanno componendo sono sicuramente garanzia di serietà, di stabilità, di forza e di autorevolezza della sfida governativa che il professore sta tentando di mettere in campo e da questo punto di vista non possiamo che confermare la nostra fiducia in un tentativo che sta andando avanti. Abbiamo consegnato al professor Draghi un nostro documento inteso come contributo di elaborazione di temi sui quali crediamo il governo dovrà caratterizzarci. In particolare abbiamo trovato molto positiva la scelta ribadita nell'incontro della collocazione europeista del nuovo governo, un europeismo inteso come difesa e rivendicazione del valore della storia, del sogno europeo di questi anni alle nostre spalle, quindi di condivisione dei valori base della sfida europea e insieme alla rivendicazione e riconoscimento del valore del passato ci ritroviamo molto in una prospettiva che il professor Draghi ha indicato come impegno del governo di un ulteriore salto in avanti nell'integrazione dell'Europa, fino a un'ulteriore cessione di sovranità verso una maggiore integrazione politica e democratica che porti a istituzioni europee ancora più forti. È questa sicuramente quell'accezione di governo di stampo europeista nella migliore tradizione della storia italiana che noi non possiamo che condividere. Così come su altri punti, quella che riguarda il tema del lavoro, inteso come lavoro da creare attraverso investimenti, attraverso l'impegno sul recovery da attuare nel più breve tempo possibile e insieme l'idea del lavoro come attenzione alla vita delle persone rispetto al rischio concreto che di fronte a tanti licenziamenti le persone possono rimanere sole e invece questo non dovrà accadere. Quindi insieme creare lavoro e mettere al centro la tutela del diritto delle persone, degli individui rispetto a una stagione di crisi. Importante l'impegno sul tema delle imprese sulle quali investire per rifondare il nostro sistema produttivo. Al tema dei giovani come grande risorsa per il futuro o l'attenzione al tema delle donne particolarmente colpite da questa crisi pandemica. E poi molti altri temi sui quali non ritorno legati a importanti riforme, a cominciare da quella annunciata dal professor Draghi sulla riforma fiscale, su pilastri indicati con grande chiarezza che sono quelli della progressività fiscale, del rifiuto di proporre nuove tasse a un sistema economico molto molto colpito, il rifiuto della cultura dei condoni come soluzione a questo tema e quindi di una soluzione che a nostro giudizio è sbagliata e di un'attenzione nella futura riforma fiscale alla fiscalità sul lavoro. Ho detto sulla scuola, sugli ammortizzatori sociali, abbiamo segnalato anche, se non come punto di programma di governo, ma come punto di un'agenda politica da affrontare al professor Draghi, quello delle riforme istituzionali che sono sempre più necessarie all'indomani del taglio del numero dei parlamentari che dovrà vedere impegnato il Parlamento ad affrontare l'annoso tema dei regolamenti. E insieme a quello dei regolamenti, anche a una riforma della legge elettorale, come abbiamo da sempre indicato per quanto ci riguarda, di stampo proporzionale nelle forme che sono contenute nei progetti di legge che abbiamo depositato. Quindi, ripeto, non possiamo che apprezzare lo sforzo che il professore sta portando avanti con una visione che sentiamo molto condivisibile, molto vicina
e anche molto utile per il futuro dell'Italia. Come ha definito il professore, un governo che guarda al presente e si prepara a costruire il futuro. Ed è uno spirito corretto nel quale noi ci riconosciamo molto. Se ci sono domande, prego. Il tema delle riforme costituzionali, la riforma istituzionale della legge elettorale, dei regolamenti, qual è stata la reazione del Presidente incaricato? Come ho detto introducendo, è evidente che il tema delle riforme istituzionali e anche delle leggi elettorali non è propriamente un tema da inserire in un programma di governo, ma visto che è un tema che riguarda le istituzioni e anche per quanto riguarda il Parlamento, l'equilibrio da ricostruire dopo il taglio del numero dei parlamentari, abbiamo comunque annunciato al Presidente la nostra volontà nel proseguo della legislatura di affrontare questo tema in uno spirito di collaborazione con queste caratteristiche. Prego. Buonasera, Giovanni Innamorati dell'Agenzia ANSA. Volevo chiedere al segretario, il programma mi sembra sintonico con le vostre storiche sensibilità, però ecco, i programmi marciano sulle gambe delle persone. Una domanda sulla squadra di governo, non sui nomi e la composizione. Che tipo però di profilo immaginate sia dei ministri sia della composizione? Noi abbiamo discettato sulla natura di questo governo, se ne avete parlato con Draghi o comunque la sua opinione. Grazie. Guardi, no, non ne abbiamo in alcun modo parlato con il professor Draghi e non abbiamo affrontato questo tema. E io confermo che anche il tipo della formula del governo è una ipotesi di formula che dovrà il Presidente incaricato formulare alla luce del mandato ricevuto dal Presidente della Repubblica e dalla valutazione che lui farà sul perimetro della maggioranza, sulle caratteristiche programmatiche di questa maggioranza e delle valutazioni che dovrà fare. Quindi davvero su questo noi ci rimetteremo e ci rimettiamo alle valutazioni che il professor Draghi, che ha ricevuto un incarico esplorativo direttamente dal Presidente della Repubblica e quindi non dalle forze politiche o parlamentari, noi ci rimettiamo alle valutazioni che farà il professor Draghi, perché credo che questo sia l'atteggiamento e il posizionamento più corretto per chi, come noi, vuole che un programma e un progetto di governo che nasce per salvare il nostro Paese vada avanti. Marco Conti del Messaggero, lei ha ricordato la cornice, l'aggancio forte europeista, ha detto anche effettivamente, ha ricordato la riforma fiscale, la progressività, ecco, temi che questi due e altri che avete posto, immagino avete ricevuto sufficienti garanzie nei rapporti con la Lega, che è stato diciamo un po' il tormento di questi giorni vostro. Guardi, noi con il professor Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega. E io ribadisco che il Partito Democratico e la Lega, qualsiasi cosa accada rispetto alla formazione del governo, sono e rimangono due forze alternative nello schieramento politico italiano. Ma penso che questo sia un approccio condiviso anche da Matteo Salvini, dal leader della Lega. Nessuno pensa che un'eventuale esperienza comune possa cambiare contorni o contenuti o collocazione politica. Siamo e saremo e rimarremo forze alternative. E per questo anche abbiamo sempre detto nessun veto a prescindere. Il punto, e questo però è il cuore del mandato del professor Draghi, è verificare sull'appello lanciato dal Presidente della Repubblica quale perimetro programmatico, politico e parlamentare questo nuovo governo dovrà avere. E questa è una valutazione che dovrà fare il professor Draghi nella sua autonomia e credo sia esattamente il cuore di quanto sta avvenendo con questi colloqui, che non a caso penso abbiano avuto una prima giro di ascolto da parte delle forze politiche e poi già da oggi l'illustrazione di una sintesi fatta dal professore. Per quanto ci riguarda,
noi abbiamo molto apprezzato i contenuti e, diciamo, la visione di questa sintesi. Buonasera, Valerio Valentini del Foglio. Volevo chiedere al segretario... Buongiorno, buongiorno. Finalmente la conosco. Reciproco ovviamente di persona. Volevo chiederle se, al segretario, se esclude una sua eventuale partecipazione nel governo che verrà e se la partecipazione a questo governo, la nascita di questo governo e la fine dell'esperienza del Conte 2 cambia e se sì come i rapporti con il Movimento 5 Stelle e l'idea di un'alleanza che sembrava essere strutturale con il Movimento 5 Stelle e con l'EU. Grazie. Ma guardi, rispetto al primo punto, nel Partito Democratico noi, rispettando il mandato del professor Draghi, non abbiamo mai né discusso né affrontato il tema del nostro contributo con personalità del PD al futuro governo. Se ne è parlato molto sui giornali ed è legittimo e naturale, ma ripeto, è un confronto che noi potremo fare solo quando avremo chiaro quale sarà la proposta, l'idea, l'impianto che il professore avanzerà. Per quanto riguarda il movimento, il rapporto con il Movimento 5 Stelle, io credo che noi dobbiamo togliere a questo tipo di rapporto qualsiasi tipo di aggettivo che non aiuta a capire che cosa è accaduto. Noi ci siamo mossi e su questo veramente tutti uniti per garantire, in una condizione di grande fragilità della rappresentanza parlamentare a causa del voto del 2018, al Senato l'11%, alla Camera il 14%, ci siamo mossi in questi mesi con un assillo e con un obiettivo politico: salvare la legislatura, che è un obiettivo che a parole tutti condividono, e garantire nella legislatura il massimo del buon governo. E questo è possibile in un Parlamento nel quale il partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, passa inevitabilmente per la costruzione di un rapporto di alleanza con le forze coprotagoniste dell'esperienza del governo Conte 2. È evidente che noi continuiamo a ritenere l'esistenza di questo rapporto proprio perché ha fatto maturare delle scelte condivise molto molto importante per condizionare la vita parlamentare dei prossimi mesi, perché il contributo che potrà dare quest'area parlamentare, che alla Camera, se non erro, rappresenta 321 parlamentari e 157 al Senato, è un'area che permette di incidere e di far pesare tanti nostri valori e tanti nostri punti programmatici. Quello che le posso garantire è che il PD non sarà mai una forza di pura testimonianza, ma vorrà essere sempre una forza riformista e quindi troverà sempre nelle sedi parlamentari e nel Paese quegli strumenti utili, dalle alleanze alle battaglie politiche, affinché non ci sia solo l'illustrazione dei nostri contenuti e dei nostri valori, ma la costruzione intorno ai nostri contenuti e ai nostri valori di credibili ipotesi per farli affermare e vincere. Questo è lo spirito con il quale siamo stati nel Conte 2, portando questo Paese nuovamente nel solco europeo. Questo è lo spirito con il quale stiamo contribuendo a un esperimento di governo molto difficile, ma che non vogliamo fare testimoniando un'idea, ma costruendo le condizioni affinché queste idee pesino. Per questo, con i gruppi parlamentari, ma anche a livello politico, noi crediamo che questa esperienza comunque vada di relazioni, vada coltivata e vada rilanciata nelle forme che vedremo, anche perché fino a quando la legge elettorale per elezioni di Camera e Senato in questo Paese rimarrà quella di un sistema maggioritario, io dico mai più il Partito Democratico debole e isolato, ma noi dobbiamo tenere viva una cultura di un partito unito e forte nelle sue idee e nei suoi contenuti e sulla base di queste idee e contenuti una grande capacità di alleanze politiche all'interno del Parlamento e delle forze politiche in Parlamento e nei territori, aperta al civismo, all'associazionismo, alle personalità dei sindaci, che per fortuna ha permesso al PD di tornare a vincere le elezioni, sia in molti casi nei territori, addirittura in quel profondo nord della Lombardia
che sembrava ormai irraggiungibile, invece ci ha visto vincere alle ultime tornate elettorali. Eppur nell'autonomia totale di quelle che saranno le scelte sui sindaci della prossima tornata amministrativa, 1200 comuni, comprese praticamente tutte le più grandi città italiane, io non so quali saranno le alleanze, ma sicuro il PD ci arriverà forte di contenuti, di personalità da mettere in campo e da uno spirito unitario, perché non vogliamo concorrere alle elezioni, vogliamo vincerle perché amiamo questo Paese. E mi permetto di dire, se si chiudono gli occhi e si guarda al quadro politico dell'agosto 2019 ad oggi, questo rapporto è servito anche a un'evoluzione dei contenuti, dell'approccio su tanti temi che io credo sia un bene per la democrazia di questo Paese. Quindi noi, ripeto, crediamo in un sistema di alleanze proprio perché vogliamo essere autonomi e quindi vogliamo non solo avere dei contenuti e discuterne tra di noi, ma vogliamo farli vincere. In un Parlamento nel quale purtroppo il PD, a causa di una sconfitta elettorale del 2018 e purtroppo di una scissione, rappresenta quello che rappresenta, tenere viva questa relazione di dialogo, di confronto, serve al Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico, all'EU, per essere tutti più forti. Questo è lo spirito col quale noi siamo in questo confronto, anche in queste ore. E certo continueremo in questo modo. Lei diceva di questo sistema di alleanze per essere competitivi e andare a vincere nei territori piuttosto che essere incisivi nel programma a livello nazionale. È convinto che tutto il PD la segua in questo tipo di ragionamento, in questa prospettiva politica dell'alleanza, o cominciano a sorgere i primi distinguo ed è necessario un nuovo congresso? Guardi, non trasformiamo questa conferenza stampa in una discussione sul PD perché la sede non è adatta, però non voglio fuggire alla domanda, della quale capisco il senso. Io sono uno dei fondatori del Partito Democratico, sono stato il primo segretario regionale nel mio territorio quando si fece questa scelta, e a memoria, pur in una dialettica politica che io vedo, francamente mi permetto di dire, guardando agli anni recenti, non ho memoria di un partito così unito come in questo momento. E questo è stato uno sforzo di tutto il gruppo dirigente che dopo la sconfitta del 2018 e dopo la scissione ha fatto una scelta di privilegiare l'unità per essere più forti e fare politica nel Paese. E anche da una capacità di direzione politica che è stata collegiale, basta vedere il numero incredibile di riunioni della direzione, di confronto che noi abbiamo avuto, che ci ha portato fino a qui. E quindi, come ho già detto, ci sarà anche tempo, visto che è cambiato molto, di discutere, di trovare il modo più utile di farlo per costruire e rafforzare il nostro progetto politico per il futuro. E oggi lo possiamo fare perché il PD è un partito che ha un grande futuro e una grande prospettiva, e quindi potremo fare questa discussione insieme guardando al futuro. Però le dico anche, io vengo sia ieri che questa mattina dalla visita ai centri vaccinali della mia regione, dove gli over 80 si stanno vaccinando, e vedo occhi commossi di tanti anziani nei quali rinasce la speranza. Beh, nelle ore nelle quali noi siamo impegnati con il Paese a sconfiggere la più grande tragedia probabilmente del dopoguerra e a costruire un governo, chi riduce questa discussione sull'assillo di un dibattito congressuale a me sembra un po' un marziano, fuori dalla realtà e dalla vicinanza della condizione umana delle persone. Quindi io non solo non ho paura del dibattito, ma è anche di un dibattito sui contenuti. Però le posso assicurare che io farò di tutto per tenere questo partito vicino alle persone e lontano dai marziani, perché oggi dare un'identità e una forza al Partito Democratico è vincere le battaglie sulle quali siamo impegnati, che oggi vuol dire aiutare questo Paese ad avere il miglior governo possibile e aiutare questo Paese ad affrontare la più drammatica pandemia e tragedia sanitaria, ora economica e sociale, che ha davanti, perché noi
saremo giudicati per questo. Per questo la nostra delegazione al governo è stata inflessibile nella battaglia contro la pandemia e al tempo stesso, e li ringrazio, anche prima di Natale, decine, migliaia di militanti hanno aperto i nostri circoli, ad esempio, per organizzare la raccolta solidale di beni per le persone che non ce la fanno ad andare avanti. Questo è il PD e questo dovrà continuare ad essere un partito vicino alle persone, che non si fa distrarre, e a volte aprire dei dibattiti in momenti come questi è figlio, a mio giudizio, di un errore che distrae o potrebbe distrarre quello che siamo da quello che le persone si aspettano da noi, risolvere i loro problemi, non i nostri. Poi l'ultima, grazie. Buonasera, segretario. Maria Carnera Fiumano dell'agenzia Dire. Prego. Buonasera, salve. Per capire, ma il PD quindi avrà dei ministri nel governo? E seconda domanda, visto che lei parlava di un'alleanza strategica con... No, ecco, è proprio... Vabbè. Ok, mi dica. Ci potrà essere un'intesa sulle grandi città, le amministrative, magari con Conte a Roma e non a Siena, alle suppletive? Guardi, io ovviamente, giustamente, per l'ennesima volta ripeto un concetto che ho sempre espresso essendo io un amministratore. Le alleanze si decidono nei territori. Io sono presidente di regione perché mi sono candidato presidente tre anni fa, rifiutando il modello che il Partito Nazionale offriva, e ho costruito nella mia regione l'alleanza che credevo più consona a vincere nel territorio. Quindi noi rispetteremo l'autonomia dei territori e stiamo spingendo, indicando come linea politica a tutti coloro che si stanno organizzando nei 1200 comuni di accentuare l'elemento dell'autonomia per proiettarsi nei territori e costruire alleanze larghe, competitive, civiche e che trovano nel rapporto con le città la loro forza e non da modelli catapultati dall'altro. Al tempo stesso, io credo che avere uno spazio di un campo di alleanze che dobbiamo, a partire dai nostri contenuti, tenere vivo, questo aiuterà anche i territori a scegliere con più opportunità che non nell'essere isolati e quindi probabilmente sconfitti. Quindi, ripeto, autonomia dei territori, nessuna volontà di imporre o calare dall'altro nulla, ma vocazione e spirito unitario, perché torneremo a vincere, io ne sono convinto, in tantissimi di quei comuni che andranno al voto con le prossime amministrative. Questo, ripeto, deve essere figlio del tenere unita autonomia dei territori e vocazione unitaria. Quello che possiamo portare noi è un patrimonio, sì, di relazioni che io credo positivo, che è fatto di autonomia del PD, ma al tempo stesso di forti relazioni con i partiti con i quali abbiamo governato fino a 10 giorni fa e che io penso rappresenti un patrimonio di un'alleanza da continuare a coltivare, perché è un bene per noi e un bene per la democrazia. Grazie a tutti. Su Conte non mi ha risposto, segretario. Su Conte, meglio alle suppletive assieme. Sui ministri del PD? No, no, l'ho detto all'inizio, dico, noi attendiamo una... non abbiamo mai avuto modo di discuterne. Il professor Draghi sta facendo delle valutazioni, all'interno di queste valutazioni, peraltro sul tema della formazione del governo, anche dal punto di vista costituzionale, tema legato molto anche al rapporto con il Presidente della Repubblica, attendiamo che il Presidente, il professor Draghi, produca una sintesi e senza problemi, in un momento storico come questo, siamo pronti a confrontarci con lui, senza problemi. Grazie.